Ciao a tutti, vi auguro un felice nuovo giorno e buona fortuna. Cosa ti diranno i segni oggi? Si prega di guardare il video per sapere. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 1 febbraio 2021. Oroscopo Toro di oggi. Segno fortunato. Che grinta, con Marte nel segno. Con la presenza di Marte costruttivo e volenteroso nel vostro segno, in trigono sia a Plutone sia alla Luna di Terra, avete mille e una ragione per sentirvi su di giri e fare programmi intriganti per tutta la giornata. In pole position i sentimenti, ancora più sereni e appaganti per chi decide di trascorrere il weekend nella casa di vacanza. Momenti dolci coi figli che vi fanno tornare bambini, vitalità al top. Una moderata attività fisica, tipica la ciaspolla nel bosco invernale, contribuiscono a ricaricarvi. Meno felici i single con un panorama senza variazioni, chi è in coppia ci resta, chi è solo si aggrega a un paio di amici o chiacchiera col proprio cane. Astro tarocco del giorno per Toro. Sei spade rovesciato. Un chiarimento che si annuncia positivo. Una confessione, un rendere noto, una dichiarazione. Qualcosa verrà presto annunciato e formalizzato. I single potrebbero ricevere qualche dichiarazione sulla quale però dovranno meditare abbondantemente. Confessione di piccole bugie, misteri svelati. Cercate di respirare aria nuova distraendovi e facendo nuove amicizie. Il vecchio modello di vita ormai vi sta stretto e oggi potreste avere le energie necessarie per cambiare profondamente. Molto bene chi commercia o svolge attività professionali. Non tenete conto se spesso nei rapporti con gli altri siete perdenti, è un periodo di confronto e di lotta per affermarsi. Possibili oggi inviti a feste o a cene, non accettate subito di slancio ma cercate di tergiversare almeno un po'. Quel tanto che basta a non far trapelare la gioia per aver ricevuto l'invito. Gli influssi di Marte oggi faranno capolino a partire dalla seconda metà della giornata mettendovi una certa agitazione, una discreta ansia e lasciando anche che litigate con qualcuno che non vi sta particolarmente simpatico. Che ne dite di lasciar passare la serata senza rincorrere chi non vi piace. Buone notizie. Avanzamenti professionali. Un amico sarà importante. Ottimo intuito. Buone idee. Riuscirai a capire al volo le altre persone. Oggi le attività ricreative e il divertimento possono regalarvi davvero qualche momento piacevole. Approfittatene per rigenerarvi e riposarvi. Oggi non mostratevi insofferenti con amici e colleghi. Fate in modo che non si accorgano minimamente dei vostri problemi e cercate di apsare per quelli spensierati e senza nessun problema. Oggi qualcuno potrebbe cercarvi, anche per email, posta o a telefono. Se siete in coppia ci saranno scambi di messaggi con il vostro partner. Dovete fare oggi tutti gli sforzi possibili per farvi apprezzare nelle vostre qualità. Marte e Giove vi sono favorevoli ma dovete metterci anche del vostro. In amore momenti di burrasca, dovuti forse alla voglia di libertà. La maleducazione è intollerabile, da qualsiasi individuo provenga, quindi non siate troppo accomodanti con chi vi manca di rispetto. Soltanto se avrete l'accortezza di svegliarvi prestissimo ed anticipare tutti sul tempo, non avrete grandi disturbi ed arriverete puntuali a lavoro. Avete forse lavorato troppo di questi tempi ed anche i vostri rapporti interpersonali ne hanno risentito. Panorama astrale costellato dai buoni uffici di uno dei vostri pianeti numi tutelari, Venere, che vi guarda amorevole dal segno amico del Capricorno, in special modo se siete nati dal 17 al 20 del mese di maggio. La giornata si caratterizza per essere armonica anche perché l'altra anima del femminile, la Luna, è pure ben disposta dal segno fedele alleato della Vergine. È il momento di fare chiarezza in amore. Negli ultimi giorni ci sono state polemiche e tensioni, parlatevi e confrontatevi, senza tenervi tutto dentro inutilmente. Rischiate infatti di rovinare rapporti preziosi. Sul lavoro le cose procedono discretamente, anche se avete avuto spese eccessive. Datevi una regolata. Il Toro ha una luna favorevole che porta a una mitigazione del nervosismo che si stava vivendo da un po'. Era ora. I primi giorni di febbraio, infatti,
saranno ancora un po' faticosi perché potrebbero emergere contrasti, ma più si va avanti e più andrà meglio. Qualche toro sarà costretto a chiudere quelle situazioni che non lo fanno stare bene, punto. Domani potrai contare su una luna favorevole che mitigherà la tua agitazione. Meno male, perché i primi giorni di febbraio saranno ancora piuttosto faticosi. Dovrai destreggiarti tra contrasti e discussioni. Qualcuno sarà costretto perfino a chiudere tutte quelle situazioni che non lo fanno stare bene. Punto. Ponetevi più domande in questa giornata. Cercate di mettere da parte tutte le vostre attività e ponetevi al centro per un attimo. Cosa volete? Cosa vogliono gli altri da voi? Perché vi trattano in un modo che non vi piace? Oppure, perché non vi calcolano? Punto. Le risposte non dovrete cercarle al di fuori di voi stessi, anche perché le conoscete e, a parte la prima, le altre non dovrebbero proprio interessarvi. La vostra giornata è risolta. Punto. Marte scalpitante nel vostro segno in buona armonia sia con la Luna, sia con Nettuno e ancor più con la coppia Venere-Plutone, che vi parla di sensualità e sentimenti. Magari al partner i vostri amici non andranno a genio e viceversa, ma voi sapete giostrarvi abilmente, dividendovi tra l'uno e gli altri. Punto. Amore ed Eros, nervosi coi vostri pupi, sentite che non dicono la verità, forse siete troppo severi. Qualche bugia da bambino l'hanno detta tutti, l'importante è non continuare da grandi. In amore siete gratificati da una bella posizione dei pianeti dell'Eros, Marte, Plutone, Venere, Luna, e, infatti, oltre tutte queste presenze celesti, lo zodiaco vi aggiunge ancora il favoloso Nettuno dal segno dei Pesci a darvi la capacità di adattamento all'altro, con Urano che è l'attitudine a vivere il presente. Sappiate fare tesoro di questo momento davvero fortunato. Punto. Quali sono i punti forti, deboli del vostro corpo? Senz'altro Venere governatrice fa sì che gli occhi, il palato, la lingua, la gola, la faccia, il naso e la bocca, gli organi della sessualità femminile, diventino settori privilegiati, ma vulnerabili del vostro organismo. Per ambosessi infine chi ha il toro molto occupato nel proprio tema natale può vantare una folta e apprezzata capigliatura. Negli uomini a volte più della norma può dirsi scongiurata la calvizie. Punto. Lavoro e denaro, di lavorare oggi proprio non se ne parla. A meno che non siate di turno o non abbiate preso accordi improrogabili. Con un'incredibile faccia tosta dite tutto ciò che pensate e quand'anche vi trovassero antipatici la cosa non vi tocca, l'autostima è il vostro scudo protettivo. Punto. Benessere, quanta energia, ma attenti a non sprecarla, peggio a usarla in modo improprio. Per esempio movimenti bruschi che vi mandano a sbattere contro qualcosa, piccole ferite e scottature gli incidenti più comuni. Punto. Per lei, con un'incredibile faccia tosta dite tutto ciò che pensate e quand'anche vi trovassero antipatiche la cosa non vi tocca, l'autostima è il vostro scudo protettivo. Punto. Per lui, grintosi, affascinanti e sicuri di voi stessi, pensate di giocare con l'amore senza scottarvi le dita. Attenti, il karma potrebbe portare con sé un accendino. Punto. Colore delle emozioni, rosso ciliegia. Punto. Barometro dell'umore. Soleggiato. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 10. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo. Thank you.